Benvenuti alla 31esima edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. A cura della sezione CAI di Argenta, il 25 marzo alle ore 20.45, presso la sala riunioni di Palazzo Gualdrini, è stato presentato il volume L'Appennino che unisce. Presenti il curatore Sergio Gardini e l'assessore al turismo Gianluigi Zaina. Il volume, realizzato con i contributi degli allievi del corso di escursionismo 2007-2009, presenta 39 itinerari a piedi tra Toscana ed Emilia-Romagna, più 5 idee per le alte vie appenniniche. È dedicato allo storico presidente del CAI, Daniele Zagani, e contiene la descrizione dettagliata del sentiero primario a lui intitolato e inaugurato nel settembre 2009. Dal 6 al 28 marzo, presso il Centro Culturale e Mercato, si è svolta la mostra dal titolo Fino all'ultimo respiro, sguardi icocinematici di un neopop concettuale, di Gianfranco Vanni, meglio conosciuto come Collirio. È il risultato di una profonda ricerca che vuole, nelle sue intenzioni, fare dialogare tra loro pittura e immagine tecnologica, dalla fotografia storica all'immagine cinematografica e televisiva. Pittoricamente utilizza uno stile che allude ai grandi maestri del New Realism americano, il cui rappresentante più conosciuto è Hopper. Questa mostra che voi potete vedere in questo straordinario, bellissimo spazio di Argenta è proprio, come dire, il momento di passaggio tra il fare fumetto e illustrazione e invece fare qualcosa di diverso, che è appunto la pittura. Il 7 marzo, in Piazza Garibaldi, è iniziata la prima domenica del ciclo di manifestazione Domenica in Piazza, mercato straordinario e mercatino dell'artigianato e dell'enogastronomia. Nel pomeriggio, dalle ore 15, distribuzione della mimosa a tutte le signore, offerta libera, promozione dei prodotti enogastronomici e dei percorsi del territorio a cura dello IAT, libro al femminile a cura della Biblioteca Comunale Bertoldi e del Servizio Civile Nazionale, colore e trasparenze a cura dell'Associazione Argenta Ricama e spettacolo musicale. Sabato 6 marzo, alle ore 16.30, presso il Museo Civico di Argenta, Simone Valmori ha presentato il suo romanzo L'anima di Leonardo, nel quale, tra continui colpi di scena e flashback in un passato vecchio di 5 secoli, viene svelata la più sorprendente e originale teoria su Leonardo da Vinci e le sue opere. Cosa si cela dietro il sorriso della Gioconda? Monna Lisa è in realtà il ritratto di Caterina Sforza, la più spregiudicata contessa del Rinascimento? O c'è un segreto ancora più misterioso che riporta un legame tra la signora di Imola e Forlì e il più grande genio di tutti i tempi? Il mio romanzo parla sia di oggetti moderni, come possono essere le più moderne tecnologie, e del passato del nostro Rinascimento. Come filone narrante ho utilizzato una delle principali figure femminili del Rinascimento, che è la Caterina Sforza, che in Romagna conosciamo molto bene, ma nel resto d'Italia meno. Un thriller moderno, storico, ambientato in Italia. Il 31 marzo e il 1 aprile, sul palco del Teatro dei Fluttuanti, è andato in scena il consueto spettacolo Musica Amore, organizzato dalla Fondazione Aiutiamola a Vivere, per raccogliere offerte da devolvere alla causa dei bambini bielorussi. Open Media Educational, per il suo programma La Storia Sei Tu, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovrimpressione 0532 85 28 97. Ecco l'intervento di uno dei nostri testimoni. Io ho un mattino che una volta si usava per andare a caccia in valle, e questi qui sono i greti Bertoldi, detto Ardoni in dialetto. Qui venivano legati, ci andavano due palini, uno davanti e uno dietro, ci mettevano giù nell'acqua e prendevano le anguille. La barca è fatta col mugione di dietro, la parte di dietro c'è il mugione, sotto ci sono i bazzolari, che sono quelli che servono per andarci sopra coi piedi, perché non si rovinano le asce del fondo della barca.
Il 19 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, l'Associazione Bersaglieri di Argenta, in collaborazione con il Comune, dopo 66 anni, ha riportato le campane nel santuario della Celletta. Eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!